Quando chiama il cuore, anticipazioni puntata del 24 luglio. La scorsa puntata avevamo visto come stava evolvendo il rapporto tra Elizabeth Erin Krakow e Jack Daniel Lessing dopo il loro primo bacio e abbiamo assistito al confronto tra Abigail Laurie Loughlin e Bill Jack Wagner riguardo il loro futuro amoroso. Dalle anticipazioni di oggi sappiamo che Elizabeth sarà fuori città, Hamilton, per assistere sua madre, piuttosto malata, e sarà oggetto delle attenzioni di Charles Steve Bacik, il suo ex fidanzato, che sembra essersi riavvicinato a lei, confondendola ulteriormente riguardo ciò che prova. Mentre Bill ritorna a Hope Valley per ricostruire la chiesa e la scuola e si ritrova a parlare con Rosemary Pascal Houghton di quanto le cose possano cambiare in fretta per poi salutarla prima di partire per la sua nuova missione. Intanto in città arrivano due nuovi cittadini che sembrano interessati a portare avanti in questo luogo la loro missione pastorale, ma forse con non troppa convinzione. Vedremo anche l'addio tra Abigail e Bill, allontanatosi per una nuova investigazione, che però promette di tornare da lei. Nel frattempo Charles non molla la presa su Elizabeth nel tentativo di conquistarla, portando in città un nuovo medico che molto probabilmente riuscirà ad aiutare sua madre, invitandola inoltre a cena per farla distrarre. La maestra, quindi, sente molto la pressione da parte dei suoi genitori e di sua sorella Viola, fidanzatisi ufficialmente di recente, per fare chiarezza tra i suoi sentimenti e scegliere definitivamente tra Charles e Jack, chiedendosi se la sua avventura alla frontiera non l'abbia pregiudicata dal trovare la felicità e il vero amore.